Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse. Giuramento per le nuove guardie ecologiche volontarie. Questa mattina davanti al sindaco Mario Landrescina si è concluso il lungo iter per poter esercitare. Sono sei le GEV residenti a Como che hanno pronunciato la formula di rito e firmato. In tutto sono nove quelle che, dopo aver partecipato al primo corso di formazione organizzato da Palazzo Cernezzi e superato l'esame finale, hanno deciso di prestare servizio in città. Si aggiungono alle quattro già operative, portando così a 13 il numero complessivo. Il servizio è attivo dal 2009, la missione è la vigilanza del territorio in merito alle principali tematiche ambientali. I compiti sono diversi, dall'abbandono dei rifiuti al controllo nei parchi e nei giardini, dal monitoraggio delle aree boschive alle verifiche sulla chiusura delle porte dei negozi, fino all'educazione ambientale nelle scuole. Le GEV possono multare chi non rispetta le regole. Con l'inserimento dei nuovi arrivi, spiegano dal comune, si potranno organizzare attività di controllo più efficaci, anche in coordinamento con la sezione ambiente della polizia locale. Con l'inizio di marzo, inoltre, al fine di fornire un supporto agli utenti sul tema della raccolta differenziata e sul corretto conferimento dei rifiuti e per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, sarà riaperta al pubblico la sede di Via Natta ogni sabato mattina dalle 10 alle 12. Soddisfatti il sindaco Landrescina e l'assessore all'ambiente Marco Galli, questi cittadini hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità con professionalità e competenza, hanno detto augurando loro buon lavoro.